Mattina io l'avevo pronosticata un'eruzione lì. Cioè già stava in atto stanotte. Allora, stavo dietro la limona, io non avevo fatto il tempo a prendere. Se non sto dietro la casa, la stimperna avrebbe detto una vecchia mia, la stufa. Come l'altra sera è uscito qua, al cancello della Monaca, è coperto, non lo so, qua. Abbiamo fatto passare il bracciale di Santino. Può darsi pure che era il geyser. È ormai andato. Era così, no, esagerato. Una missione come quella. Il bracciale possono fare tutto il fumo. Ho fatto vedere tutto, pure le eruzioni di sabbia, tipo mitraglia, tipo un perrigua. In periodo di grazia ti viene abbassonate. Oggi mi è arrivata una contravvenzione, mio figlio che si è cappottato, ha distrutto la macchina, l'ha portata per 20 giorni. Mi è arrivata una multa, perché a Capolaterra hanno rilevato dall'ufficio Rieti i poliziotti della comunale, la municipale, che andava forte, che quella la strada è pericolosa, che è un altopiano, poi c'è una semicurva pericolosa. Io queste segnalazioni non le ho mai viste veramente, ci sono passate un sacco di volte là, però non ha visto, ha visto che è andato a sbattere contro un muretto. Però non ha visto che non gli ha funzionato l'ABS. Quindi gli ha fatto la multa per il muretto. Per l'ABS non se ne parla. Sono pure incompetenti praticamente. Perché prima di il muretto, ma vedi la frenata, no? Ha frenato una ruota sola. Non ha funzionato l'ABS. Ma chi è che l'ha suddito? In questi uffici chi ci ha messo? Mi hanno il coraggio di venire a casa a portarle, spediscono per posta. E come passa un forestiero là, gli dici strada pericolosa. E che ne sai quello? Non ne ha patentato da due mesi. Che ne sai che strada è quella? Abitasse lì pure. A 10 km, più di 10 km. Andare là e andare a Contigliano è la stessa cosa. Andare giù a Lisciano, quasi a Lisciano, e fai prima andare a Contigliano. Risulta Cantelice, ma è la fine del mondo. Vabbè, finito. No. Dopo due minuti ricomincia. Ha finito. Vabbè, quando la sabbia, quando i fumi,
Le colline, è il vulcano che manda su tutta acqua. Le colline sono piene d'acqua queste, e le montagne. È il vulcano che le ha riempite d'acqua. Queste vanno giù come il burro. Penso io, non è che sono notizie ufficiali. Qua Santa Margherita è la fine del mondo, la mattina, la notte. Stamattina è riempito tutta la pianura latina con l'emissione di Santa Margherita. Dietro le monache, là. No, più su. Faccio una foto, poi la metto. Non frega un cazzo a nessuno, niente. Pure se esce dalle finestre delle case, non gli frega un cazzo a nessuno.